Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Docti e oggi siamo qui per imparare a gradare i giocatori e fare le cose in modo da non perdere i vostri preziosi crediti che avete guadagnato col vostro sudore, con la fatica del gioco, ok? Come potete vedere ho 300.000 gemme, come al solito è per il video che ho già mostrato di come far gemme. E ho postato anche delle cose su Instagram, quindi mi raccomando ragazzuoli, se volete seguirmi nelle totalità delle cose, non perdervi nulla di quello che faccio su questo gioco, seguitemi anche su Instagram e sugli altri vari social, tipo TikTok, eccetera, 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 eccetera. Ho anche un secondo canale, ok? Trovate il link in descrizione o nel primo commento piccato in alto. Faccio cose divertenti, stupide, quindi se volete seguirmi anche lì, mi fa sicuramente un sacco piacere, ragazzuoli. Anzi, se mi aiutate a spingere subito un pochettino, io non mi dispiace. Vi ringrazierei, vi do un euro caduto. No, scherzo, comunque vi aiuto di più, non lo so. Qualsiasi cosa, comunque grazie di cuore a tutti quanti voi che lo faranno. Sicuramente è un aiuto enorme. Detto questo, oggi impariamo a gradare i giocatori con furbizia, ok ragazzuoli? Quindi cominciamo subito, ma non prima di lasciare un bel like, il commento, iscrizione, passare dal link, bla 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 bla. Bene, detto questo, possiamo tranquillamente cominciare. Perché parlo così? Non lo so, vabbè, è divertente. Ciao ciao, andiamo. Allora, cominciamo andando a vedere la mia squadra. Allora, qua abbiamo un po' di giocatorini. Allora, capiamo una cosa fondamentale. Come si fa a gradare un giocatore da, per esempio, facciamo Del Piero, ok? Mettiamo Del Piero, ok? Facciamo dettagli, anzi niente dettagli. Bisogna andare su sezione nuovo grado, ok? E troviamo la possibilità di gradare grazie a un altro Del Piero che io ho già. Diventerebbe un grado verde. Ma la cosa conviene? No, fondamentalmente no. Per molte carte, per il 90% delle carte, utilizzare un doppione della propria carta sulla stessa carta per potenziarlo non ti fa guadagnare a livello di crediti, ma bensì solo a livello di potenza squadra e di gene della suddetta carta. Ha molto più senso invece andare a comprare, per esempio, lo stesso Del Piero, ok? Adesso vi faccio vedere. Gradato verde, che come potete vedere vale solo 2 milioni in più, facile facile, ok? Piuttosto che spendere 2 Del Piero a 7 milioni e mezzo per avere poi lo stesso grad verde, ok? Per gradare Del Piero ovviamente servirebbe poi tipo nel grado universale Mascherano e non Dude, che quindi sicuramente i prezzi sono molto più alti. Quindi che cosa conviene fare ovviamente? Se si ha la possibilità, vedete che i prezzi sono più o meno tutti quanti simili, da grado grigio a grado viola, ovviamente il grado viola è triplicato, 7, 4, quasi triplicato, ok? Quindi che cosa avrebbe senso? Avrebbe senso prendere un grado viola o un grado blu e poi upparlo, ha più senso sicuramente. O se volete, comunque vi faccio un esempio molto più pratico. Come nel mio caso, avete due Del Piero, ok? Per esempio, li vendete tutti e due, fate 15 milioni, ok? Vi toglie 1,5 milioni della commissione, quindi 13,5 milioni. Voi, aggiungendo 900.000 crediti, avete Del Piero grad blu 92, estremamente più performante in game. Questo dovete saperlo perché è una cosa che almeno non perdete crediti, anzi li guadagnate perché appunto fate un po' di calciomercato, un po' di compravendita, un po' di cose e soprattutto non perdete crediti per andare ad uppare un grado grigio normale a verde, a blu, perché non ha davvero nessunissimo senso a meno che non li abbiate gratis appunto con Dudek o Mascherano. Ma ovviamente il Mascherano deve essere utilizzato su giocatori che prendono molto più valore. Ad esempio il carissimo Ronaldo, che vedete, Mascherano può uppare i 90, giustamente io gli andrei a mettere Mascherano sopra di lui, da 40 milioni mi passa a valere 63 milioni, qua ha senso perché gli prende 20 milioni di guadagno e non è per niente male, no? Andiamo a guardare un'altra cosuccia che è davvero molto molto importante per i gradi, che è questa. Allora, noi prendiamo ad esempio un grado elevato, ok? Un grado elevato, tipo ad esempio questo qua rosso, che è il penultimo grado, per far salire con sicurezza il suddetto giocatore, come potete vedere, state notando che io ho comprato due Pabon verdi e due Pabon blu. Perché? Vi spiego il perché. Allora, guardate il giocatore grado universale che equivale a un Pabon grigio, quindi senza nessun grado. Dà soltanto il 10% di possibilità di effettuare il grad da rosso ad arancione, quindi al livello massimo. Ma se io vado a mettere un Pabon verde,
vale il 20%, perché giustamente è un grad verde, ci sono due pavon dentro, quindi vale il 20%. Se io vado a mettere un pavon blu, ottengo il 30%. Quindi, per ottenere, essendo che si possono mettere delle carte limitate fondamentalmente, quindi o mettete 18 dudek o appunto 700 cose, quindi andate a spendere una marea di soldi, non ha molto senso. Per uppare i gradi di livello alto ha molto più senso andare a prendere delle stesse carte già gradate, appunto, e fare così. Paf paf paf, 4 carte, il 100%, qua lo potrei fare. Perché? Perché giustamente io in totale per questi qua ho speso 15 milioni. Il mio pavon, che l'ho strutturato e creato grazie ai pavon che ho sculato dall'evento, tranne appunto due che poi l'ho dovuto comprare in generale, quindi in totale io andrei, in totale tra tutte le cose che ho fatto per avere pavon grado arancione, speso 20 milioni. Il carissimo pavon grado giallo ne vale 25 ed è in crescita, perché giustamente ci sono pochi esterni destri, cioè è in crescita, poi in calo, poi ricresce, ma quando finirà l'evento fondamentalmente dovrebbe riuscire ad arrivare di nuovo a valere sui 30-35 milioni, quindi comunque avere un bellissimo valore, e nel frattempo comunque tengo un esterno destro molto valido, gradato quasi a livello massimo, cioè adesso è quasi a livello massimo, ma potenzialmente con i pavon che ho potrei renderlo a livello ultra massimo, o rivenderli appunto e rifarmi i miei 16 milioni tranquillamente. Però in vista del futuro potrebbe avere più senso appunto andare a potenziarlo grado giallo in vista di quando finisce l'evento, così il grado giallo essendo più raro, più difficile da creare eccetera eccetera eccetera, molto probabilmente, non è una cosa certa, ma molto probabilmente acquisirà più valore di un grado rosso, di un grado blu eccetera eccetera eccetera. Ok ragazzuoli, un'altra cosa molto importante riguarda tipo i giocatori non scambiabili. Molti mi hanno chiesto perché hai uppato per esempio Gerard. Allora, ho uppato Gerard e l'ho anche messo dei gradi di allenamento perché Gerard prende la posizione CDC. In questo momento del gioco, secondo la mia modestissima opinione, essendo che siamo ad inizio game, la cosa più sensata da fare è utilizzare i giocatori non scambiabili, nell'effettivo i pionieri o quelli che vi regalano dagli eventi, dal giocare, tutte queste cose, in squadra e vendere e fare compravendita ovviamente coi giocatori che per esempio ci hanno dato. Io adesso Ramirez ovviamente da CDC puro è più forte di Gerard ovviamente. Però se io vado a mettere il mio Gerard, che è un salvadanaio d'esperienza, che cosa vuol dire un salvadanaio d'esperienza? Vuol dire che io, essendo che è un giocatore non scambiabile, che non potrò mai vendere, nell'effettivo io posso tranquillamente mettere tutti i bronzini, gli argentoni che non mi servono, sopra di lui, come salvadanaio appunto d'esperienza. Quando poi avrò un giocatore che vale la pena di uppare, portare su col gradi di allenamento e tutte ste cose, io prenderò questo Gerard, glielo sacrifico sopra, con tutta l'esperienza che ha, tranne i gradi, gli verrà passata. Infatti l'esperienza verrà passata, i gradi ovviamente no, però se avrò un giocatore, sempre CDC o comunque un attaccante, un qualcosa che ha bisogno di esperienza e non mi serve più Gerard, io posso prenderlo e ucciderlo completamente sopra la suddetta carta e renderla già ultra performante senza andare a sprecare altre carte per l'allenamento, tipo i bronzini, tipo gli argentoni, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono anche altri metodi per gradare, tipo i giocatori non gradabili, per esempio quelli scambiabili, come può essere il Federico Chiesa, il Desailly, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente possono essere gradati grazie al Dudek o al Mascherano, come detto prima. Io vi consiglio sinceramente di aprire questo pacchetto centrale, ok? Il pacchetto che scade tra 10 ore, 11 minuti, quello in mezzo, ok? Perché molto molto spesso, quasi sicuramente, vi darà un dudek aggiuntivo, quindi se riuscite cercate di prendere quel pacchetto lì, perché ha un buon drop rate delle carte dei gradi universali, quindi sono davvero molto molto importanti, ok? Soprattutto il mascherano, appunto adesso io sto cercando di prendere dei vari dudek per appunto riuscire a sacrificare, prendere un mascherano aggiuntivo, perché il mio obiettivo finale è avere due mascherano per uppare Ronaldo il fenomeno da 94 a 96 di gen e fargli prendere un valore veramente esagerato, perché da 30-40 milioni passa a valere 90, una cosa del genere, e sarebbe veramente top.
Una cosa che mi è stata chiesta anche tanto è se i giocatori della Champions League saliranno tutti quanti di gen. Allora, la cosa è soprattutto qua nel focus in forma. Allora, vedete, qua ogni 100 cose fatte vi darà un biglietto. Un biglietto vi dà l'opportunità di prendere una carta. Io sono un babbo di minchia perché ho preso Royce. Io volevo prendere Saliba. Sono veramente babbo. Perché anche se non scambiabile, appunto, c'è una cosa che è, se si prende il Saliba verde, si mette questo qua sopra, riesce comunque ad utilizzarlo a gradare, in teoria, ok? Poi, oltretutto, questo Saliba potrebbe essere potenziabile di più 2 o più 1 in base alle sue prestazioni in campo. Oltretutto, ragazzuoli, vorrevo darvi un'ulteriore notizia. C'è stato un piccolo breve spoiler e del Manchester City usciranno queste icone, ok? Ce l'ho qua sotto mano. Icona Prime Patrick Vieira Company, difensore centrale, che è tanta roba, Yaya Touré e Carlitos Tevez. Quindi dobbiamo aspettarci anche una sezione dedicata con le icone del Paris Saint-Germain, che potrebbero essere appunto Ginola, Ronaldinho Baby, eccetera eccetera eccetera. Quindi, come pensavo, ci saranno altre icone. Quindi ho fatto strabene a tenermi i punti, perché effettivamente a me di questi qua non è che serviva niente di che, a parte magari uno Xabi Alonso, che però appunto sto facendo Gerrard, quindi non mi serviva niente di che. Quindi meno male che hanno aggiunto la sezione del Manchester City con il carissimo Patrick Vieira, che è un animale, CC sempre devastante, Yaya Touré, che se lo fanno CC o CDC, tanto Yaya Touré è un mostro a centrocampo, Company è un difensore esagerato, me lo sto portando dietro senza grade, senza niente, ed è fortissimo, quindi un nuovo Company con evento sarà devastante, senza parlare del Carlitos Tevez, che è davvero davvero performantissimo in attacco, quindi me gusta ragazzuoli. Spero che questo video sui gradi vi sia servito. Se avete altri dubbi, altre idee per i video, ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti. Io cercherò di accontentare più o meno tutti. Questo qua era un video che serviva assolutissimamente, quindi l'abbiamo fatto, ho spiegato un pochettino le cose dei gradi. Spero che sia chiaro. Se c'è qualsiasi altro dubbio, scrivetemi qua sotto nei commenti, mi raccomando. E se avete altre idee per proporre video, cose del genere, dubbi più o meno generali, scrivete qua sotto, io cercherò di portare i video e i contenuti che vi spieghino tutto quanto. Detto questo, spero che sia stato d'aiuto a qualcuno di voi. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e ovviamente iscrivetevi al canale. Se, per favore, dai, passate anche dal secondo canale, cioè, manca pochissimo ai 16.000. Passate dal secondo canale che spompiamo, facciamo robe, dai raga. Dai, raga, bene. Detto questo, ci troviamo domani con un nuovo video. Mi raccomando, buon game e buone feste, buon ponte, buon tutto. A domani, ragazzuoli.